Ciao ragazzi dal vostro Cataldo Pugliese, oggi solo calcio champagne, voglio farvi vedere direttamente una partita. Giocherò contro Yugure Ryu. Holly contro Napoleon, primo duello della partita. Vediamo un po' che c'è solo il contrasto. Io spesco un bel passaggio guidato. No, aspetta, qua. A Santana. Vediamo che le di tecnico questo. Però l'aveva presa. Meno male. Va bene, meglio così. Ok, gentile, qua c'è un... No, non ha blocchi S. Allora andiamo subito col tiro guidato di Santana. Vediamo. Vediamo. Parata di Mulinante, questa... Era doveva essere una bella... gol! Subito in vantaggio! Con Santana, quando segna lui c'è la musichina intorno. 1-0 per noi. Palla al centro. Santana subito a pressare. Va bene. Vediamo, vediamo, vediamo le tecniche di... Sì, questo passo è chiaro contro noi. Va bene. Misuggi. Solo passaggio guidato. Noi andiamo di intercetto. Speriamo che faccia un passaggio normale. E in qualche modo si prende, ma è difficile. Presa Santana, benissimo, benissimo. Tiro guidato di Santana. Noi gli lasciamo un attimo di respiro all'avversario. La parata Molinante ce l'ha ancora, questa volta ho tirato un po' da più lontano. E infatti la parata. Però adesso... Il portiere è senza difese praticamente, ragazzi. E sicuramente si attiverà. Ah, qua c'è Napoleone nella formazione. La formazione non è neanche la mia formazione più forte questa, ragazzi. Però comunque abbiamo iniziato all'attacco. Tiro del cannone, parata, no, boom. Il portiere vola per le arie ed è gol. Siamo sul 2-0 al ventesimo. Ultima partenza sprint. Adesso sicuramente si attiverà il loro power shot. Quindi dobbiamo fare un po' di attenzione per l'azione che verrà. Misaki, palla al piede. Ancora non è attivato il power shot. Stranissima cosa. Ok, questo è forte. Holly contro il mio rival. Vediamo un pochettino cosa può fare, tiro guidato, no, no, lo fermiamo raga, lo fermiamo con tutta tranquillità. Con la difesa sotto Varira ad alta velocità di Rivaul. E poi chiaramente, sì, ecco adesso è attivato il power shot. Attiviamo subito il bolide però da centrocampo di Rivaul col suo tiro del falco celeste. Non dovrebbero bloccarla. Va bene, dovrebbe essere gol anche questo, ragazzi. Vediamo un pochettino. Gol. 3-0. Chissà che ci scappi il record personale di punti nelle serie. Chissà. Noi ovviamente siamo in Serie S, alla massima. 31esimo attivo sto power shot. Che dite, boh. Quasi quasi me lo preserverei per il secondo tempo io. Allora, a sto punto lo attivo e cerco di fare tanti gol nel primo tempo, dai. Vediamo. Vediamo un pochettino. Come mai? Vabbè, comunque l'ho preso Holly. E qua il problema è che il tiro guidato potrebbe essere intercettato facilmente con un blocco, eh.
Io comunque ci provo lo stesso, ma anche con una parata del portiere, perché è molto debole come tiro, diciamo, rispetto agli altri che ho fatto fino adesso. Infatti la blocca Gentile. Vediamo, facciamo il contrasto travolgente con Napoleon. Sì. Devo tirare subito. Vola ancora per le aree il portiere del gol. 44esimo minuto, 4-0 alla fine del primo tempo. Meglio di così non si poteva. Finisce così la prima frazione di gioco. Va bene, cominciamo il secondo tempo. Comincia così il secondo tempo. Misaki. Faccio un semplice contrasto perché so che se non attiva la tecnica S là. Ha attivato lo stesso, vabbè. Coppia d'oro. Ok. Vediamo un po' di riprendere subito palla. Contrasto del gioco di squadra, vabbè, nel caso in cui, bro. Contrasto del suo potenziale, certo, ma non. Veramente non dovrebbe passare. Ok. Misugi prende palla. Ok. Vediamolo subito arrivato, subito. Va bene, allora, interessante. Adesso devo pensare un pochettino, perché no, di contrasti non si può andare qua. Dobbiamo tirare per forza. Almeno gli fiacco definitivamente il portiere. Anche se questo non sarà gol, probabilmente. Parata mulinante, vorrei prepararla questa, raga. Oh, ed è gol! Gol di Rivaul! Va bene, 12esimo minuto, 5-0. Ottima partenza anche nel secondo tempo, quindi. Vediamo, Satana non la prende. È un po' inutile questo campo là, eh. Dov'è? No, Snyder ha dribbling di Kaiser. Dribbling di Kaiser, contrasto. Misugi, oppure induciamolo al passaggio, chissà. Ecco, siamo con adesso già di spalle. Vediamo. Oh, stranissimo proprio. Bravo Misugi. Super Misugi, pensaci tu. Ok. Kaiser, per la prima volta in questa partita ti chiamo in gioco. Tiro di fuoco del Kaiser tedesco. Pier vola per aria. Igua vola per aria. Gentile non ci arriva. Gol! 6-0, va bene, chissà non ci scappi un record punti in diretta, ragazzi, probabile, attivato il power shot per loro, passa la sabarla, mi sa che, va bene, tu lo potresti anche prendere però, no, va bene, oh, power shot pure per noi, subito da utilizzare ovviamente. Contrasto del gioco di squadra. L'unica è se tira.
No, la prendiamo noi. Ok, andiamo. Se a Santana, Santana. Dai, dai Santana, dai Santana. Non ho capito perché non ha tirato, boh. Non ho capito perché non ha tirato subito. Mannaggia, 33esimo, record sfuma forse. Comunque un 6-0 è anche un ottimo risultato. Controsso ad alta potenza, intercettazione, blocco dei super difensi. Vediamo. Tiro del cannone che ovviamente passa. Non lo so se passa. Vabbè, lui sì, vabbè. Rivolgo che vola in aria proprio un... Eccolo Pierre, il baluardo della nostra difesa. Bello, bellissimo Pierre, grandissimo. Subito, 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 subito. No, però lo prendiamo noi. No! Mannaggia. Dai Misaki, dai Misaki, dai Misaki. Vabbè. Non hanno voluto farmi fare il record. Comunque un'ottima partita, un 6-0 roboante, che comunque è buono lo stesso. Ragazzi, vi ho fatto vedere un po' di calcio champagne con Captain Tsubasa, Dream Team. Vittoria schiacciante della squadra pugliese C che sopraffa completamente gli avversari. 6-0, avversario demolito. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel like. Nel ricordarvi di iscrivervi al mio canale Cataldo Pugliese. Vi saluto e arrivederci con i prossimi video di Captain Tsubasa Dream Team.